Buongiorno a tutti, la lezione di oggi proseguirà sulla falsa riga della precedente e andrà ad analizzare nel dettaglio le procedure secondo normativa per eseguire alcune prove meccaniche. Chiaramente, come vi ho già detto, non saremo assolutamente esaustivi, cioè non potremo in questo corso poter descrivere tutte quante le modalità per eseguire tutte le possibili prove meccaniche, ne potremo raccontare tutti i meccanismi di danneggiamento che conseguono a qualunque tipologia di applicazione del carico. Già solo per le tipologie di applicazione del carico in ambiente inerte abbiamo una quantità enorme di possibilità, e capite bene, poi se aggiungiamo anche un ambiente più o meno aggressivo, la situazione diventa via via sempre più complicata. Dopo la volta scorsa, in cui abbiamo visto insieme la prova di trazione, sia per quanto riguardava la procedura normativa, sia per quanto riguardava i meccanismi di danneggiamento, vediamo oggi le procedure per eseguire prove di durezza. Anzitutto ricordiamo, anzi per chi non lo sa, diciamo cos'è la durezza. In questa slide definiamo come durezza la resistenza che un metallo oppone alla penetrazione da parte di un penetratore con un certo carico applicato. Tale definizione non è banale, perché in effetti noi potremmo avere altre definizioni di durezza cui vanno a conseguire altre modalità di prova rispetto a quelle che andremo a raccontare più tardi. Vi faccio un esempio: c'è una scala, la scala MOS ad esempio, che definisce la durezza in base alla capacità che un materiale, notate bene qui ho utilizzato la parola materiale, non metallo, perché riguarda anche i materiali non metallici, dicevo la possibilità, la capacità che un materiale, metallico o non metallico, ha di scalfire un altro metallo, e praticamente suddivide la durezza, in questo caso MOS, attraverso una sequenza che va dal talco, il materiale più tenero, al diamante, e va per comparazioni. A seconda un certo materiale riesca a scalfire un materiale e sia scalfito da quello successivo, il materiale in oggetto va a inserirsi al grado 6, al grado 7, al grado 8. È chiaro che questa scala ha enormi limitazioni, non ultima il fatto di non essere assolutamente lineare, cioè la differenza fra un grado e un altro MOS non è assolutamente lineare, per cui questo è un grossissimo limite. Poi diciamo, certi passaggi da un elemento all'altro non sono assolutamente evidenti. Abbiamo altre modalità di definizione che possono riguardare più strettamente i materiali metallici. Per esempio potremmo definire una durezza sempre in base alla scalfitura, e per esempio potremmo, con un certo scalfitore a cui abbiamo applicato un certo carico, per esempio vedere quella punta, per esempio quanto fa il graffio che va a creare sul materiale, quanto è largo. È chiaro che quanto più è tenero il materiale, tanto più largo sarà il solco, per esempio di una punta che va a incidere sopra il nostro pezzo. Però sono tutte prove di difficile normazione, e in questo caso invece abbiamo delle procedure di prova in cui vediamo appunto un penetratore cui, notate bene, è applicato un carico statico. In pratica non date una martellata o qualcosa di simile con un oggetto molto a punta, ma andate ad agire in maniera lenta, in modo da poter deformare lentamente il vostro oggetto. Non state misurando una caratteristica dinamica, state vedendo quell'oggetto, se sollecitato lentamente, come riesce a resistere. Il penetratore, che andiamo adesso a studiare insieme, deve agire su una superficie liscia e piana, esente da ossidi e impurezze superficiali, ovvero non poteva averci uno strato di grasso sopra, non poteva avere rugosità molto spinte, deve essere un oggetto, non dico preparato, ma comunque insomma in cui l'interazione fra il penetratore e il vostro materiale di studio sia la più pulita possibile. Qui vediamo due possibili, ma ce ne sono un'infinità in realtà, due possibili durometri. Quello a sinistra, sono entrambi presenti nel nostro laboratorio, quello a sinistra è un durometro universale Brinner, Vickers e Rockwell, fra poco vedete che significano queste parole. Si compone di una base con questo sistema di regolazione. Qui abbiamo un'ottica, vedete fra poco a cosa serve. Abbiamo qui un sistema di misura mediante calibro, in questo caso digitale. Abbiamo sempre qui vicino al sistema revolver dell'ottica un sistema di penetrazione, che vedremo fra un attimo come funziona. In quest'altro caso invece abbiamo un cosiddetto microdurometro. In pratica, qual è la differenza fra i due? Concettualmente molto poca, se non fosse che questo ci dà durezze in qualche modo globali sul nostro materiale. Quest'altro, grazie a un sistema di penetrazione più piccolo, il penetratore è molto più piccolo, i carichi applicati sono più bassi, e l'ottica è molto più spinta, qui c'è un ingrandimento 600 per, come ottica, qui abbiamo ingrandimenti molto più ridotti,
riusciamo a fare durezze anche del grano cristallino, cioè il singolo grano può essere in qualche modo analizzato e misurato per quanto riguarda le sue proprie caratteristiche meccaniche. Ovviamente dipende poi dalla dimensione dei grani, grani troppo piccoli, fasi troppo piccole non possono essere misurati con questo strumento. Esistono degli strumenti che fanno scala ancora più ridotta, dei nano indentatori, per cui abbiamo la possibilità di andare a vedere, esistono addirittura dei microscopi detti a forza atomica, sono stati inventati verso la fine del Novecento, quando dico fine del Novecento non è 1800, è 1900, quindi quasi all'inizio del 2000, sono microscopi particolari che riescono con dei sistemi che non sto qui a delineare, addirittura a vedere, non dico la durezza che esiste fra due atomi, insomma la forza che riesce a essere in qualche modo restituita da una coppia di atomi che interagiscono con un palpatore, potremmo chiamarlo, insomma, quindi esistono poi possibilità estreme di misurazione della capacità che un materiale riesce a offrire alla penetrazione di un penetratore esterno. Ma per quanto riguarda sicuramente un ingegnere meccanico, questi due oggetti sono quelli certamente più utili, anzi aggiungerei sicuramente questo, quello macroscopico, è l'oggetto certamente di maggior utilizzo in quasi tutte quante le aziende metalmeccaniche che trattino in ingresso o in uscita un materiale o da lavorare o che viene lavorato, un durometro perlomeno Rockwell c'è sempre. E sapere di cosa si sta parlando quando si dice una durezza Rockwell 30, 35, 40 è fondamentale per un ingegnere meccanico. Scusate, ho premuto troppe volte il tasto. Che sta facendo? Ok. Vediamo la prima prova di durezza, la prova Brinell. La prova Brinell misura la durezza mediante la misura di un'impronta lasciata da un penetratore di forma sferica, solitamente di acciaio molto duro, di diametro D maiuscolo. Vedete qui la sfera va a contatto con il vostro materiale, con un certo carico applicato, permane per un po' di tempo a quella in contatto, un po' di tempo possono essere 15, 20, 30 secondi sostanzialmente, dopodiché viene tolta la sferetta e si va a misurare il diametro del piccolo, che appunto è il diametro dell'impronta lasciata dal nostro penetratore. La durezza Brinell viene definita da questa formuletta qui, 0.102 per 2 per F per questa, in pratica è una forza fratto una superficie, una sorta di pressione potremmo chiamarla, ma attenzione non si misura in megapascal, dove la superficie è la superficie della calotta sferica dell'impronta lasciata dal nostro penetratore. I valori normali di F e di D sono piuttosto alti, 29.400 newton, pare circa 3.000 kg, e D è uguale a 10 mm. Però noterete che il primo dubbio che viene grosso è: sì, d'accordo, questo può andare bene, questa procedura, con una sferetta di 10 mm, una sferetta di un centimetro di diametro, è una bella sferetta, 3.000 kg applicati, sono un bel carico. Se abbiamo a che fare con una lastra di acciaio di 30 cm di spessore, per bestie nucleari, può essere una procedura accettabile. Ma se per esempio la nostra lastra è di un centimetro di spessore, questo carico qui va a essere pesantemente interagente con la nostra struttura. Cerchiamo di ricordare un piccolo dettaglio. La prova di durezza viene spesso indicata come una prova non distruttiva, cioè una prova che lascia sostanzialmente integro il manufatto. È vero fino a un certo punto, perché come vedrete fra un po' tutte le prove di durezza interagiscono, il materiale lascia perlomeno un'improntina in qualche modo. La prova per esempio di trazione è pesantemente distruttiva, io devo prendere dal manufatto, questo è il tubo, ricavare il provino di trazione, distruggere quindi il tubo, lavorare questo provino di trazione che so al tornio e poi tirarlo e rompere addirittura il provino, quindi la prova di trazione è pesantemente distruttiva. Quella di durezza è considerabile come non distruttiva entro certi limiti, come vedremo fra un po', ma chiaramente se io vado ad applicare 3.000 kg con una pallina da un centimetro su una lastra sottile, beh insomma, non vado a fare una durezza, vado a fare un'imbottitura, cioè vado a piegare macroscopicamente il mio oggetto e quindi non ho una misura della durezza ma una misura di un'altra proprietà tecnologica. Bene, quindi vedremo che in realtà per manufatti di dimensioni, che so, per lastre di
spessore più basso, non si possono utilizzare sfere di un centimetro, si dovranno utilizzare sfere più piccole e ovviamente carichi più bassi, tant'è che se torniamo al nostro macro, diciamo questo nostro durometro, dal lato che non si vede di qua c'è una rotella, sono più o meno tutti fatti più o meno allo stesso modo, c'è una rotella che consente una selezione del carico, qua dentro ci sono una serie di dischi, di pesi letteralmente, e giocando su questa rotella riesco a selezionare un carico differente in base alla sferetta che sto utilizzando. Ora voi capirete bene che un attimo fa io ho detto una cosa piuttosto interessante, cioè ho una coppia di valori detti fra virgolette normali di diametro della sferetta e di carico applicato. Ma se cambio una delle due, che valore del carico do? Se la sferetta è di mezzo centimetro, se la sferetta è di 2 mm, che carico devo dare? Come ragionare col mio selettore per dare un carico che sia in qualche modo accettabile, che mi dia misure che siano confrontabili con le altre? Bene, qui rientra, nel caso della prova Brinnell, un concetto fondamentale che è quello della similitudine geometrica della prova. Mi spiego meglio. Notate qua questo angolo 2φ. Quest'angolo 2φ, che è l'angolo appunto delle tangenti tracciate in corrispondenza di interfaccia tra penetratore e materiale oggetto dello studio, è l'angolo di interfaccia. Capite bene che il comportamento del materiale al penetratore, cioè la capacità di risposta che dà il materiale, sarà differente a seconda dell'interfaccia, appunto, di quanto è estesa questa interfaccia. Mi spiego diversamente. C'è uno schema qui. Andando un po' ad estremizzare i discorsi, noi abbiamo che cosa? Se questo è l'oggetto che va misurato, un conto sarà una pallina che farà un'interfaccia molto piccola, dove se qui abbiamo una certa forza la distribuzione delle sollecitazioni è questa, un conto sarà una faccia, un'interfaccia così, con una risposta, sollecitazione, carico su tutto lo spessore che sarà questo. Capite bene che la distribuzione delle pressioni, perché proprio sotto sono delle pressioni, in questo caso e in questo è profondamente differente. Andando a estremizzare, ancora peggio nel caso che io con la mia sferetta sfondi praticamente il mio metallo e vada a finire proprio sotto, cioè l'area dell'impronta non mi dà alcuna informazione, vado giù e poi si vede insomma. Quindi nel caso di una misura dell'area della sezione è sostanziale lavorare in condizioni di similitudine geometrica, cioè lavorare con una scelta della coppia, carico applicato, diametro della sferetta, tale per cui l'impronta risulti compresa sempre all'interno di un certo estremo, cioè in pratica l'angolo 2φ sia praticamente costante. Chiaramente questa è una condizione molto stretta, tecnicamente possibilissima, però richiede una grande quantità di palline disponibili e un selettore molto fine. Non è mai disponibile né l'una né l'altra, questa roba costa tra l'altro, una selezione infinita è impossibile, perché lì sono tutti pesi fisici, per cui non è un sistema elettronico che può essere regolato quanto volete, e quindi in realtà piuttosto che avere un angolo 2φ costante, si è visto che i valori di durezza ottenuti sono sempre confrontabili fra loro se l'angolo delle due tangenti formato fra pallina che fra penetratore e materiale è compreso fra 120 gradi e 151 gradi, il che vuol dire che il rapporto fra il diametro dell'impronta e il diametro della sferetta resti compreso fra 0,25 e 0,5. Quindi in pratica se io faccio una prova di durezza, in realtà se andate a leggere la normativa, quello che vi sto dicendo io non è corretto, adesso fra un po' vi dirò perché, ma se andate a leggere, a fare una durezza, voi fate la vostra durezza, esce fuori con una certa sferetta D e con un certo carico F, vedete qual è il rapporto di piccolo fratto di grande, se siete all'interno di questo rapporto, di questi due estremi, va bene la prova come è fatta, se siete a sinistra o siete a destra, bene, dovrete cambiare o il carico o la sferetta perché uno dei due sarà o troppo alto o troppo basso. D'accordo?
vi dicevo prima, se leggete la normativa non troverete tutto questo, perché in realtà questo era chiaro nella normativa degli anni 70, nell'attuale ci sono una serie di tabelle, ma le tabelle sono state create sulla base di questo che vi ho appena raccontato, quindi è meglio comprendere il meccanismo piuttosto che assumerlo così come viene dato direttamente. Vediamo che la durezza, Brinell, insomma, comunque la capacità del metallo di rispondere alla durezza, in realtà appunto consiste nella risposta meccanica del materiale a un penetratore. Voi capite bene che in questa fase, dato che io poi tolgo questo mio oggetto, io qui ho una plasticizzazione, perché ho una deformazione plastica irreversibile, c'è sempre una componente elastica anche lì, però insomma è trascurabile. Questo vuol dire che io qui in questa zona ho attivato tutti quei meccanismi di deformazione e di danneggiamento che ho già visto in corrispondenza però di trazione. Tant'è che addirittura esistono delle relazioni empiriche, ad esempio questa che vi sto per dare, che la durezza Brinell indicata con HB è correlabile ad esempio con R con M. Il coefficiente che lì esce fuori un terzo, insomma, i coefficienti sono poi importanti. La cosa interessante è che è possibile correlare numericamente il valore di durezza con l'RM del nostro materiale, che vuol dire che materiali che hanno durezze molto alte hanno anche un RM piuttosto alto, e viceversa. Questo lo vediamo anche per esempio in questa animazione, dove possiamo osservare come, queste sono le due visioni dall'alto e laterali, come partono le dislocazioni in corrispondenza appunto del punto di interfaccia fra il penetratore e il nostro materiale metallico. Cioè la deformazione plastica che si va a generare sull'interfaccia funge da vera e propria sorgente di dislocazioni secondo gli stessi meccanismi che abbiamo visto sopra di trazione. Per questo motivo noi numericamente possiamo poi correlare l'R con M con la nostra durezza Brinell. Quindi qui vediamo scritta la procedura che vi ho raccontato prima. Vi ripeto, la normativa fisserebbe poi le possibili coppie FD attraverso un rapporto F fratto D quadro, ma è quello che vi ho raccontato prima, senza stare a delineare esattamente questi valori 30, 20, 10. Si fa la prova, si vede l'improntina D piccolo, si fa il rapporto D piccolo fratto D grande, si vede se questo rapporto D piccolo fratto D grande è esterno o interno all'intervallo 0,25-0,5. Se è interno, la prova è in condizioni di similitudine e geometria, quindi è valida così com'è. Se è esterno, il valore che è uscito fuori, potete andare a giocarvelo su Renalotto, non vi serve. Dovete assolutamente modificare o il carico applicato o la sferetta, o se volete tutti e due, in modo da poter rifare la prova e andare a effettuare il controllo sul D piccolo fratto D grande. Attenzione, poi ci sono tutta una serie di accortezze, queste non, vabbè, ve le dico, ma sono assolutamente banali. Non potete fare prove di durezza troppo vicino al bordo del pezzo, perché chiaramente il bordo del pezzo è una zona in cui non c'è abbastanza materiale che faccia sponda. Non potete fare prove di durezza troppo vicine l'una con l'altra, una prova di durezza è un'altra, cioè devono stare almeno due o tre distanze di impronta, onde evitare che ci siano interazioni fra una impronta e l'altra. Non potete fare impronte di durezza laddove, perlomeno con sferette troppo grandi o con carichi troppo elevati, per esempio laddove lo spessore del pezzo è troppo ridotto. Mi spiego meglio: se avete una lamina da un millimetro, e che andate a fare una prova di durezza con una pallina da 2 mm? No, perché vedrete che in pratica ne fate un calco sostanzialmente, un'imbutitura, questo è il termine più corretto. Quindi non riuscite a fare una durezza, fate qualcos'altro, non c'è abbastanza materiale sotto che riesca a darci una risposta da durezza e non da imbutitura, da deformazione plastica macroscopica. Prova Vickers. La prova Vickers concettualmente è identica alla prova Brinell, cambia il penetratore. Il penetratore non è più una sfera di acciaio duro, ma diventa un diamante con l'angolo al vertice pari a 136 gradi. Notare che 136 è esattamente in mezzo all'intervallo che abbiamo visto prima, quindi in pratica la prova Vickers ci dà sempre una risposta in condizioni di similitudine geometrica, secondo quelle condizioni al contorno che abbiamo visto prima, e praticamente la procedura di prova è esattamente la stessa, come vedete in questa animazione, forse un po' troppo. Se partisse, eccola, d'accordo? È un po' troppo rapido, è un po' troppo impulsiva questa animazione, ma in pratica noi andiamo a mettere il nostro penetratore a forma di piramide a base 136 gradi
a contatto col materiale, resta un'impronta di deformazione plastica, misuro le due diagonali, ne faccio una media e la applico su questa formulettina qua. Il valore che esce fuori è la durezza Vickers. Capite bene che cosa? Che la durezza Vickers e la durezza Brinell sostanzialmente come procedura di prova sono la stessa cosa. Addirittura vi aggiungo che se la prova Brinell viene gestita in condizioni di simmetria geometrica correttamente, addirittura i valori Brinell coincidono con i valori Vickers fino a circa 600 HV/HB. Cioè dire 500 Brinell o 500 Vickers è lo stesso numero. Però dire 800 Vickers non è come dire 800 Brinell. Perché? Perché non ci scordiamo che abbiamo a che fare qui con la punta, nel caso della Brinell è una sfera. Allora, per carichi molto elevati, la Vickers è più critica. Cioè, capite bene, una punta, proprio per la sua forma, ha una capacità di penetrazione molto più elevata rispetto a una sfera. E quindi la criticità di una prova Vickers per carichi elevati, per durezze elevate, tali da implicare un carico elevato, avrà una criticità maggiore. Quindi ci sono delle differenze fra i valori ottenuti in Vickers e i valori ottenuti in Brinell per alti valori di Brinell e di Vickers. Ma fino a circa 500-600, parlare di Brinell o di Vickers, o meglio, parlare di HV oppure HB, è più o meno la stessa cosa. Praticamente sono valori confrontabili fra di loro. Domande fin qui? La Rockwell è qualcosa un po' diverso. La Rockwell anzitutto richiede un durometro diverso. In realtà prima vi ho detto quello che abbiamo in laboratorio universale, cioè fa anche la Rockwell, però fa la Brinell e la Vickers. La Rockwell innanzitutto non richiede nessuna misura di diametri, per cui in realtà è più semplice come prova. Il durometro è più semplice, costa nettamente meno, tanto per dire dei valori di attuali a un anno fa circa, un durometro solo Rockwell costa intorno ai 6.000 euro. Il durometro che abbiamo visto prima, precedentemente, ne costa intorno ai 30-40.000, per cui sono valori completamente diversi. Per un'azienda medio-piccola è una scelta che può essere particolare. La scala Rockwell ha tutta una serie di difetti. Il primo, non funziona in condizioni simili geometriche. Come vediamo fra un attimo, il penetratore o è una sfera di acciaio temprato oppure è un cono di diamante con angolo al vertice 120 gradi. Siamo fuori dalla simmetria geometrica. Voi dite, ma perché viene usata? Perché sostanzialmente fra le più antiche è quella di cui ci sono disponibili maggiori risultati in letteratura, e quindi ci sta la possibilità di confrontare con ampia larghezza di possibilità, e poi perché brutalmente è quella più semplice e più stupida. Potete mettere un personale non scolarizzato, un operaio non scolarizzato, quindi vi costa meno a fare queste prove e avete tranquillamente, sono facilmente automatizzabili anche, voi vedrete fra un attimo nella procedura. Per cui sostanzialmente ha tutta una serie di vantaggi. Lo svantaggio è che difficilmente riuscite a trasferire i risultati Rockwell, che vedremo fra un attimo come si fanno, con i Brinell e i Vickers. Cioè dire 32 Rockwell, beh, poter dare rapidamente la conversione in Brinell e Vickers è piuttosto complicato, il che vi renderà certamente la vita un po' più complicata. Per la Rockwell diciamo che possono essere definite due scale, in realtà ne possono essere definite diverse, ma quelle più utilizzate sono due scale, la B e la C, per cui parleremo sempre di HRC oppure di HRB. Durezza H sta per harness, durezza in inglese, R sta per Rockwell, B e C sta, uno B per ball, sfera, e C per cone, d'accordo? Quindi le due scale sono abbastanza semplici da definire, e abbiamo che la procedura è abbastanza simile nei due casi, sostanzialmente cambiano il penetratore, in un caso è una sfera, nell'altro caso è un cone appunto a base circolare con punta a 120 gradi, e cambia un pelino i carichi applicati. La prova si svolge in questo modo. Adesso lasciamo perdere un attimo i carichi applicati, ma la sequenza è sempre la stessa. Si mette il penetratore a contatto con il nostro provino e si applica un precarico. Vedete, il precarico viene appoggiato, un precarico piuttosto basso, notate, 98 newton, 10 kg, per cui una cosa piuttosto piccola. Questo viene dato perché sostanzialmente voi volete
essere sicuri che ci sia un contatto fisico fra il vostro penetratore e il metallo, rompere l'eventuale strato di ossido che potrebbe essersi formato sul pezzo, anche se il pezzo dovrebbe essere lucido, privo di qualsiasi cosa, ma insomma, sostanzialmente avete un contatto fisico ben preciso. Dopodiché applicate un secondo carico, vedete qua da F0 si passa a F0 più F1, dove F1 può essere un valore o un altro a seconda che siamo in HRB o HRC, rispettivamente 980 N nella scala B e 1470 nella scala C. Si permane per un certo tempo, 30 secondi, dopodiché si leva l'F con 1, lasciando l'F con 0, cioè si leva il carico F con 1 che abbiamo applicato, appunto differenziato fra HRB e HRC, e si lascia appunto solo l'F0. Come vedete dal diagramma che vediamo qui a fianco, questa volta il penetratore è molto più in basso rispetto all'inizio, nonostante il carico sia sempre lo stesso, perché chiaramente siamo penetrati all'interno, poi molto più in basso, dipende poi qual è la risposta del nostro materiale. Qui c'è un giochino che va compreso bene, e cioè è chiara una cosa, la durezza è tanto più alta, tanto più è piccola questa penetrazione, no? Tutti concordi su questo? Per cui attenzione, misurare, come faremo fra un attimo, di quanto è sceso il mio penetratore, in realtà ci dà una misura di morbidezza del nostro materiale, anche se la morbidezza non è definibile. In realtà per poter definire la durezza dovremmo fare l'inverso, cioè dire quanto poco è penetrato, tanto più è alta la durezza. Ed è quello che facciamo fra un attimo, tant'è che infatti anzitutto misuriamo questa penetrazione residua, vedete la differenza fra il valore iniziale di penetrazione e quello finale, usiamo un valore E, che vediamo fra un attimo quant'è, come unità di misura, E pari a 0.002 mm, quindi se siamo scesi di 1 mm, facciamo un'ipotesi, lo dividiamo per 0.002 mm e sappiamo un certo numero, dopodiché si fa la differenza fra 100 e questo valore abbiamo ottenuto. Perché 100 e questo valore abbiamo ottenuto? In qualche modo ribaltiamo il discorso, cioè qui quanto più siamo scesi tanto meno è morbido, quanto meno è duro il nostro materiale. Se facciamo la misura di durezza data da 100 meno questa differenza, avremo con 100 il valore massimo perché e con 0 il valore minimo, e quindi in qualche modo abbiamo raddrizzato la sequenza rendendo il valore più basso quello della durezza più bassa e il valore più alto 100 quello della durezza più alta. Altri problemi della prova durezza Rockwell e quali sono? A parte appunto il fatto di non lavorare in condizioni di similitudine geometrica, il fatto di non essere lineare, specialmente per bassi valori di durezza o per valori di durezza molto alti. Vi faccio subito un esempio numerico che quando faremo la prova di durezza come esercitazione lo vedremo insieme. Se per esempio ho un oggetto che ha una durezza Brinell-Vickers intorno ai 200 HV-HB, che non è molto alto come valore, questo corrisponde a un valore Rockwell intorno ai 15-18 Rockwell. Bene, come vedremo insieme, è difficile riuscire a ottenere questo valore, addirittura potremmo avere dei valori negativi di Rockwell, cioè in pratica il durometro non riesce a dare una risposta lineare per valori molto molto bassi, e stesso discorso per valori molto 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 alti. Quindi il fatto di una mancata linearità negli esseme della scala è certamente un grosso limite. Quando parliamo di un HB o HV di 200 Vickers Brinner, stiamo parlando di un acciaio ricotto, che è un acciaio da lavorazione meccanica normalissimo, e quindi capite bene che è un acciaio che ha un'importanza anche quotidiana abbastanza notevole in un ambiente metallurgico. Qui vediamo un po' di valori, ad esempio acciaio per molle. Per molle intendiamo tutti quegli oggetti che vengono utilizzati in organi meccanici che debbono restituire elasticamente tutte le energie cinetiche attribuite, le molle per bovolo, per esempio, per treni, per autocarri, non sono le molle per le vostre penne, insomma, quindi sono molle di tutt'altra specie. Vediamo che si tratta di materiali che dovranno avere elevati valori di R con M e R con E, ma qui li abbiamo in una condizione particolare, infatti non sono valori molto alti di durezza, 200-250 sono valori piuttosto bassi, e come abbiamo detto prima, un valore basso di durezza vuol dire un valore molto basso di R con M e presumibilmente anche di R con E, perché vi ricordo R con M e R con E più o meno hanno spesso insieme. Bene, questa ricottura di lavorabilità è quel trattamento termico che studieremo durante questo corso che ci consente di lavorare le molle, ma è chiaro che poi per poterle mettere in opera dovrò fare un altro trattamento termico e portare il mio acciaio nelle condizioni di R con M e R con E ottimali. Questi sono i valori che sono ritenuti accettabili per le varie composizioni chimiche
per le nostre molle. Qui C45 sta per un'accia del carbonio con lo 0,45% di carbonio, così via fino a C90, lo 0,90% di carbonio. Qui abbiamo un po' di silicio, qui abbiamo del cromo e del vanadio. Come vedremo fra un po', fra qualche lezione sarete capaci di leggere queste designazioni secondo normativa. Leghe di rame, notate i valori di Brinner piuttosto bassi. Ghise malleabili, abbiamo durezze non eccessivamente alte. Ghise malleabili non sono le ghisacce da tondino di fogna oppure da lampione artistico, sono ghise con cui si fanno parti motore, sono ghise di invenzione piuttosto recente, considerate sono nel 1948, è stata fatta prima la bomba atomica e poi queste ghise sferoidali, sono ghise assolutamente molto moderne e che danno prestazioni meccaniche assimilabili a quelle degli acciai, con in più una proprietà, quella di poterle colare. L'acciaio, chi di voi non lo sa appunto lo scoprirà con noi in questo corso, è una lega che si cola difficilmente perché ha una temperatura di fusione piuttosto alta rispetto per esempio alla ghisa. La ghisa perché si cola bene, ci si fanno le stufe, ci si fanno i tombini, ci si fanno tutti quegli oggetti di forma complicata, perché ha una temperatura di fusione sostanzialmente molto più bassa dell'acciaio. Riuscire a fare una ghisa che ha proprietà meccaniche comparabili con l'acciaio, ma che riesce a essere colata in forme complicate, permette di ottenere manufatti piuttosto facilmente, senza tutte quelle lavorazioni meccaniche altrimenti necessarie per ottenerle al tornio o chissà dove. Insomma. Acciai legati inossidabili, durezze non eccezionali, perché l'acciaio inossidabile sostanzialmente non viene utilizzato quasi mai solo con compiti di supporto meccanico. L'acciaio inossidabile esiste perché deve essere inossidabile, altrimenti inossidabile significa che non si ossida. In realtà l'acciaio inossidabile andrebbe denominato come acciaio a ossidabilità controllata. L'acciaio inossidabile si ossida, ma lo strato di ossido che forma è protettivo per il substrato metallico sottostante. E vediamo quindi che abbiamo qui una serie di proprietà. Poi abbiamo qui da quest'altra parte una serie di durezze molto spinte, 700 HV massimali nel pezzo cementato. Che vuol dire cementato? Qui nel corso noi faremo la cementazione. La cementazione è quel trattamento termochimico di diffusione che consente di ottenere sulla nostra, sulla nostra ruota dentata uno strato di circa un millimetro di acciaio con una concentrazione di carbonio nettamente più alta rispetto al materiale base. Nitrurazione, un trattamento termochimico di diffusione che consente di ottenere uno straterello stavolta un po' più sottile, 0,1-0,2 mm, arricchito in azoto con durezze molto più alte, fino a 1200 HV. O addirittura altri trattamenti, per esempio la berilliatura 2000 HV, sono valori assolutamente molto. Voi non avrete mai fra le mani un pezzo berilliato, il berillio è un materiale estremamente pericoloso, ha una pericolosità chimica comparabile a quella del plutonio. Il plutonio è pericoloso perché è radioattivo, ma se voi vi ingeriste del plutonio morireste anche perché è un veleno chimico. Ecco, il berillio non è radioattivo ma è un veleno chimico, quindi se voi prendete un pezzo berilliato, lo lavorate per asportazione di trucio al tornio, morite perché vi inalate questa sostanza durante la lavorazione meccanica. Quindi questi oggetti hanno impieghi in tutti quei luoghi dove non è più possibile recuperarli. Che so, un oggetto che va nello spazio, un satellite, può avere pezzi berilliati perché è improbabile che qualcuno vada su a manometterlo o qualcuno su a prelevare un pezzo per poterselo lavorare per conto proprio. E quindi chiaramente questo tipo di lavorazione è assolutamente da doversi considerare in maniera molto 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 accorta. Domande sulla durezza? Su. La videoregistrazione scorre, lo so che non state assolutamente guardando le videoregistrazioni, cosa che mi rende molto triste, ma insomma dovete far domande. Tutto chiarissimo? Bene. Andiamo a vedere qualcosa un po' diverso a questo punto. Dopo la prova di trazione, che ci dà conto della capacità del metallo di resistere a sforzi applicati, a sollecitazioni applicate in modo abbastanza lento, dopo la durezza, che come abbiamo visto prima era una modalità di sollecitazione del materiale in maniera abbastanza lenta anche in questo caso, ora andiamo a parlare della resilienza. La definizione corretta di resilienza è la capacità che un metallo, un materiale in realtà, ma comunque un metallo, offre a sollecitazioni dinamiche. Vediamo che questo perché è importante, ma come vedremo fra un po', numerose sono le condizioni che rendono in qualche modo inutili quei valori che andiamo a ottenere per esempio mediante la trazione.
ovvero ci sono una serie di condizioni che in parte riguardano l'ambiente nel quale mettiamo in posa il nostro oggetto, in parte riguardano le modalità di sollecitazione che rendono in qualche modo insufficienti le informazioni che otteniamo dalla prova di trazione. Per esempio, anzitutto, tutti quei casi in cui, sostanzialmente per motivi geometrici dell'oggetto, esiste, oppure perché la sollecitazione applicata di un certo tipo, una triassialità degli sforzi. Sulla triassialità degli sforzi cosa vuol dire? Beh, capiamo intanto di cosa abbiamo parlato quando abbiamo fatto la prova di trazione. Nella prova di trazione, se vi ricordate il disegno del manufatto che avete visto stamattina, perché il manufatto è fatto in quel modo? Perché noi vogliamo essere certi che la sollecitazione sigma, cioè il carico per unità di superficie, sia applicata in maniera monodirezionale, non esista nessuna sollecitazione nelle altre due direzioni. Se quell'oggetto avesse avuto una forma strana, questo non era più sicuro e quindi l'oggetto non era più sollecitato in quelle condizioni tali per cui potevamo ottenere un valore di R con M e R con E accettabile e in qualche modo confrontabile col mondo esterno. In realtà la triassialità degli sforzi si ha tutte quelle volte in cui o la sollecitazione è triassiale per motivi suoi, oppure, cosa più frequente in realtà, il nostro manufatto ha una forma tale da generare triassialità all'interno. Come vedremo quando faremo un minimo di accenno sulla meccanica della frattura, per esempio, tutti quei casi in cui ci sono violenti discontinuità, che sono intagli molto forti, sono condizioni geometriche per le quali posso avere triassialità all'apice della discontinuità, per motivi che andremo poi a vedere. Altra situazione nella quale la prova di trazione risulta insufficiente per caratterizzare il comportamento meccanico del materiale è il caso in cui la temperatura sia troppo bassa. Quando parlo di temperatura troppo bassa non necessariamente sto parlando di impieghi criogenici, cioè impieghi sotto i 200 gradi centigradi, sto parlando a volte anche della temperatura ambiente. Mi viene in mente un caso incidentale avvenuto all'inizio della seconda guerra mondiale, il quadro era questo, la Germania aveva già invaso la Polonia, c'era il fronte francese-tedesco sostanzialmente stabile e chiaramente i belgi non avevano deciso da chi proteggersi, avevano schierato l'esercito sia dal lato francese che dal lato tedesco. Durante quest'inverno piuttosto rigido ci furono una serie di ponti belgi, tutti dal lato tedesco, che cominciarono a crollare durante la notte, sempre notate inverno e notte. I belgi erano convinti che fossero atti di sabotaggio da parte dei nazisti. In realtà, una volta che i nazisti invasero il paese, passarono sopra il Belgio, l'Olanda, Danimarca, Francia e invasero l'intera Europa, in realtà si chiesero anche loro il perché erano crollati questi poteri, che gli avrebbe fatto piuttosto comodo durante l'invasione stessa del Belgio. E in effetti si accorsero che c'erano stati grossissimi problemi nella scelta del materiale, perché quei ponti in ferro, durante la notte d'inverno, si trovano in condizioni tali per cui la loro capacità di resistere alle sollecitazioni era molto più bassa e quindi addirittura collassavano per il proprio peso. Temperatura di utilizzo troppo bassa. Altro esempio di temperatura di utilizzo troppo bassa rispetto alla scelta del materiale è il Titanic. Il Titanic non doveva affondare se il materiale utilizzato fosse stato di tipo differente. Lì cos'è successo? Arriva l'iceberg, quindi presupponiamo un ambiente molto freddo, l'iceberg colpisce il Titanic, parte una cricca di 100 metri che riesce a superare tre compartimenti stagni. Il Titanic era progettato a resistere all'allargamento totale di due compartimenti, col terzo è andato giù. Questo perché l'acciaio utilizzato, ormai ci sono delle prove sperimentali al riguardo, era un acciaio che aveva una bassa resilienza per le temperature di utilizzo e quindi chiaramente non ha potuto resistere alla sollecitazione dinamica dell'iceberg che è andato a colpire il nostro manufatto. Velocità di deformazione, ma questo ve l'ho già raccontato, lo possiamo già raccontare adesso. Tipicamente un materiale metallico, se è sollecitato molto rapidamente, tende a comportarsi in modo fragile. Questo è, con tutte le dovute eccezioni, detta così e detta male, insomma, però sostanzialmente quando abbiamo parlato della prova di trazione abbiamo parlato di problemi relativi all'applicazione del carico statico o quasi statiche, per cui tutte quelle condizioni nelle quali abbiamo consentito in modo di dislocazioni, le dislocazioni non è che si muovono a velocità infinita, le abbiamo viste durante quei lucidi animati, ricordate? Quelle erano dislocazioni vere e proprie, non erano animazioni. Lì abbiamo visto delle dislocazioni che si muovevano. È chiaro che se io applico la velocità, diciamo un'applicazione del carico con una velocità molto elevata, non consento più alle dislocazioni di muoversi. E io vi ricordo che la dislocazione si muove è praticamente
sintomo emotivo di una deformazione plastica, quindi una deformazione duttile, ma in realtà non consente a queste di muoversi e avrò solo quei meccanismi fragili, per esempio quello che viene chiamato spesso clivaggio. Cos'è il clivaggio? Una rottura transgranulare, fragile, del mio grano cristallino, simile, per esempio, alla rottura di un vetro. Se io rompo un vetro, io vedo tutte faccettine fra di loro, d'accordo? Il clivaggio di un materiale metallico, a livello microscopico, per esempio il microscopio elettronico a scansione, somiglia molto alla rottura di un vetro, cioè abbiamo faccette molto lisce fra loro, con una rottura che prevede una deformazione plastica molto molto ridotta o addirittura nulla. L'aumento delle dimensioni del pezzo, questo è un'altra causa di possibili diminuzioni della resilienza, ci sono degli effetti geometrici, questi li studierete più approfonditamente in altri corsi, ma sostanzialmente diciamo che potremmo dire tranquillamente non è vero che più grosso è meglio resiste, perché più grosso è più tutta una serie di problemi relativi alla distribuzione degli sforzi, non ultimo il problema dell'aumento della quantità di difetti all'interno del pezzo stesso, comportano poi comportamenti meccanici unitari più bassi rispetto al pezzo di dimensioni più piccole. La prova di resilienza, la prova Sharpie, consiste nel rompere mediante un maglio, ovviamente certe dimensioni, con certe caratteristiche, andremo a vedere fra un po', un provino di forma determinata posto tra due appoggi. L'energia assorbita nel colpo è la misura della resilienza Sharpie. Può essere espressa in joule per centimetro quadro, o più spesso, adesso attualmente, in joule basta, per quelli che vedete qua sotto.